Signore e signori, amici appassionati di futsal, buon pomeriggio e benvenuti. Per la prima volta nel 2024 si apre il girone di ritorno per la Serie A2 nazionale, girone C, pronte a sfidarsi qui dal Palatulive in diretta EUR, Calcio a 5 e Italpol. Arriva adesso il fischio che apre lo scontro, si apre EUR Italpol. Ancora rimessa in favore dell'EUR. Bishak, controllo orientato, poi tentativo di dribbling, Pizzoli ancora attento in marcatura, scarico su Mentasti, Paolinho chiude, poi il pallone rimane lì! E ci sono voluti appena 3 minuti e mezzo per la prima segnatura di Fred con la maglia dell'Euro, 1-0 per i padroni di casa, la firma è quella di Fred dopo 3 minuti e mezzo. Che comunque non inquadra lo specchio della porta, poi Fred! Calcia subito in volée Basile. Tino è entrato in campo nel frattempo, riceve proprio dall'esterno difensore, poi combina con Mentassi, ora da Fantini a Freddi, il pallone è un po' corto, Paolinho lo sporca, occhio a Taloni, ancora Paolinho, Fornari dentro, deviazione sul palo di Mentasti, da Taloni, allora nuova possibilità per l'Ital, poi sbaglia tutto qui però Basile, Massa riparte, pallone per Fantini che cerca ancora Massa, Taloni, gran chiusura. Intanto da annoverare nelle fila degli ospiti l'ingresso in campo di Cascapera, ma occhio perché ha recuperato l'Eura, Bishak vuole andare dentro, entra Turrisi e segna subito il numero 5 dopo 10 minuti di gioco, raddoppia l'Eura con la marcatura del suo gioiellino, 2-0. Solito duello fra Fornari e Mentasti, prova a girarsi il numero 9, colpo da biliardo di Ceder Fornari, 2-1, arriva la marcatura dell'Italpol, a 4-23 dalla fine del tempo lo svantaggio è dimezzato. Le poche opportunità avute e poi un gran gol di Fornari per l'Italpol che si rifà sotto. Mentasti, va da Carlettino, si guarda intorno al numero 11 che ne ha due addosso, poi il dribbling su Taloni, non riesce a passare, bel lavoro di Taloni, occhio perché è un 3 contro 2 per l'Italpol, Taloni, Tobia para, poi ancora l'intervento di Tobia sul tapin di Fornari. Bishak, che la sporca Taloni, ma il pallone è ancora buono per l'Eur, quindi Turrisi, Fred, si fa vedere Mentasti, Fred ha idee differenti, poi invece va con la sua lata verso il numero 6, allora Bishak da Fred, manovra avvolgente dell'Eur, Fred, destro largo, suona la sirena seguita dai due fischi del direttore di gara, possono andare a riposare Eur e Italpol sul parziale di 2-1 per la squadra di casa. Si apre ora il secondo tempo. Sulla partita che abbiamo sotto gli occhi perché Massa apre il destro, Marchetti lo respinge, il pallone torna buono per Fred che va da Mentasti, si guarda intorno, cambia tutto verso Bishak, il dribbling secco su Taloni, va dentro Bishak, si salva in qualche modo l'Italpol, potrà riprendere con il calcio d'angolo in favore della squadra di casa, pallone per Bishak che lo sporca, Fred calcia, si salva ancora l'Italpol sul secondo palo per Fantini. E qui però è andato più veloce del pensiero del pallone di Fred, si è ritrovato troppo in avanti, dunque impossibilitato a poter battere. Basile, Italpol che non ha iniziato benissimo questo secondo tempo ed ecco qui la dura legge del telecronista, la smentita arriva subito perché arriva un pallone direttamente da Basile a Fornari, la sfiora appena il brasiliano che così fa 2-2. Allora se non lui chi, l'Italpol come detto in un momento di difficoltà non può far altro che appigliarsi probabilmente al giocatore di maggior caratura in campo che fa doppietta ma soprattutto fa 2-2, ribadisco proprio nel momento in cui intanto gran pallone di Fantini ma Mentassi non riesce a battere Basile, il guizzo istintivo con il mancino è andato a chiudere, ancora Eur, c'è Bishak, spazio per calciare, questa è una grande parata di Basile. Alle spalle, rotondi, nel secondo tempo
che praticamente è stato un monologo Euro, nonostante il gol lo abbia segnato poi l'Italpol, ma è un'azione durata un secondo, con il rinvio lungo di Basile, che qui si rende molto prezioso per i suoi, con una staffilata fulminea di Fantini. Buona risposta sul primo palo. Musilli vuole Fantini, quindi Fred ancora Fantini. Molto stretto, corto l'Italpol, adesso l'inserimento di Fantini, allunga un po' la squadra, eccolo qui Fantini, riesce ad uscire dalla marcatura di Pizzoli, avanza il capitano, Fantini di forza, Fantini riporta in avanti l'Eur, dopo 7 minuti nella ripresa, arriva il gol del capitano, Fantini 3-2, tardo qui il pallone, occhio poi dall'altra parte, il pallone per Turrisi, va a calciare, il pallone resta in campo. Allora ripartenza Italpol, attenzione allo scarico su Fornari, fuori. Allora l'Italpol ha già rimesso in gioco il pallone, passa Taloni che si fa spazio, calcia e poi incredibile, la tiene Tobia in qualche modo, Pizzoli non riesce a far gol da pochi centimetri dalla linea di porta. Mentasti vuole Carlettino, con il pallone che arriva ancora dalle parti di Bisciak, Fantini, Mentasti, ancora lo sloveno, manda vuoto Fornari, c'è Fantini, l'imbucata, Bisciak prova a spostarsi questo pallone per calciare, ma non c'è luce per esplodere la conclusione, ancora combinazione con Mentasti, spazio per lui, la chiusura di Basile. Dell'Eur, ancora Italpol, da Paoligno a Taloni, Fornari, la vuole di Eugenio, il pallone è un po' largo, ancora Fornari, predica pazienza Basile e predica calma Luciano, il pallone arriva a Taloni, il salvataggio di Mentasti, poi Turrisi, Fred chiude a Dejan Bisciak che gioca in post basso, poi lo scarico all'indietro da Musilli a Mentasti, alza la pressione l'Italpol, ne esce bene l'Eur con grande qualità nel palleggio, Bisciak va ancora da Mentasti che trafigge Basile per la quarta volta, il doppio vantaggio dell'Eur che arriva a 2 minuti e mezzo dalla fine, questo potrebbe essere il gol che chiude la partita con Mentasti, 4-2. Arrivano qui 3 fischi del direttore di gara, vince l'Eur imponendosi sull'Italpol con il risultato finale di 4-2. E allora sono con noi Fred e Mentasti, uno la partita l'ha aperta, l'altro la partita l'ha chiusa. Vi voglio subito chiedere come l'ha vinta l'Eur questa partita, mi potreste rispondere grazie ai nostri gol, in realtà la partita è stata aperta fino all'ultimo, voglio le vostre impressioni. Sì, ma questa era, secondo me, giocata bene da noi, dobbiamo chiudere molto prima, siamo andati un po' Fred è nuovo, e anche io, per dire che non ci ha capito che il problema nostro è un po' segnale, e come ci capita spesso, come è stato anche della prima, loro due gol, uno suo errore mio, sul bilancio, cioè hanno tenuto la partita in bilico, però l'aiuto secondo me di Fred è stato molto importante oggi, la sua fisicità, la sua qualità ha aiutato. Ah, Fred, il tuo punto di vista, dove l'ha vinta questa partita l'Ital e l'Eur ovviamente? Allora faccio delle sue parole, le mie, abbiamo fatto una partita concreta secondo me, tutti quanti hanno dato il suo, non l'abbiamo chiusa, dovevamo averla chiusa molto prima, però allo stesso tempo, da come l'ho vista, abbiamo sempre avuto il controllo della partita. Il possesso palla fatto bene, all'inizio abbiamo regalato qualche ripartenza, però abbiamo vinto, è stata una vittoria di gruppo, un gruppo, una squadra concreta che ha sempre mantenuto il controllo della partita. E allora vi voglio ancora chiedere, diciamo che settembre e gennaio sono i mesi dei propositi, siamo a gennaio, qual è il proposito dell'Eur per Mentasti e per Fred fino alla fine della stagione? Penso che la società sia stata chiara e penso sia mossa sul mercato per non di più. Noi puntiamo a vincere, se è capitato già in altre squadre di farlo, quindi la decisione è quella. Fred, come si vince e cosa dovrete fare per cercare di ottenere il massimo in questa seconda parte di stagione? Si vince
prima cosa ne ho preso due matti che vogliono sempre vincere, quindi questa risposta era facile. Siamo venuti qui per vincere, ci proveremo, è tosta, non è per niente facile. Se vince, in primis con una mentalità vincente, mettendo la nostra esperienza, il tempo che portiamo sulle spalle, trasmettere queste cose ai ragazzi, che sono qui, alla società, che c'è tanta voglia di vincere. In primis quello, e poi lavorando bene tutti i giorni, penso questa sia la strada. E allora direi basta anche io, grazie ancora ragazzi, complimenti a voi, complimenti a Mentassi, complimenti a Fred, a tutto l'Euro e all'Italpol. Noi ci diamo appuntamento alle prossime partite, grazie.